Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Inizio nuovamente i tutorial su Shotcut per mostrare come creare delle presentazioni in 4K con sottofondo musicale in maniera piuttosto semplice. Dunque, ricordo che il 4K significa una risoluzione, una dimensione delle immagini di 3840x2160 pixel. Quindi prima di iniziare chiaramente bisogna avere immagini di quelle dimensioni. E per controllare, sì, per esempio in un computer Windows si fa un clic con il destro del mouse, si va su proprietà, si va sui dettagli e si controlla che effettivamente l'immagine sia di 3840x2160 pixel. Se non fosse di questa dimensione, se fosse di dimensioni diverse, si potrebbero creare delle barre nere a impostare una diversa risoluzione del video. Quindi è bene avere delle immagini della stessa dimensione di quello che sarà poi la dimensione del video per non avere delle barre nere orizzontali o verticali. Quindi la prima cosa da fare è quella di ritagliare tutte le immagini perché siano tutte in 4K, cioè 3840x2160 pixel. Queste io non ve le faccio vedere, le ho già tutte controllate, sono tutte effettivamente di 3840x2160 pixel. Dunque, questa è la prima operazione da fare, quindi avere le foto della dimensione giusta. La seconda operazione è quella di aprire Shotcut, digitare il nome del progetto, chiamiamolo presentazione, presentazione 4K, e qui la modalità del video, questo è importante. Bisogna la presentazione, dunque, la risoluzione del video qua in 4K viene chiamata Ultra HD, come vedete questo, e viene considerata soltanto l'altezza, cioè i 2160 pixel che diventano P, una nuova unità di misura che praticamente però è equivalente a quella che vi ho appena detto. Si sceglie il frame rate, scegliamo di 30 fotogrammi per secondo, anche se essendo una presentazione si potrebbe scegliere anche di meno di 30, ma lasciamo 30. Quindi si seleziona questa opzione 2160p 30 fotogrammi per secondo, presentazione 4K, e si va su avvia dopo aver selezionato la cartella dei progetti, che probabilmente io scelgo la cartella per esempio download. Si creerà una cartella per eventualmente salvare la sessione nel caso in cui non la si terminasse in una sola volta. Si va su avvia e si creerà una cartella con questa sessione. Si può anche vedere, eccola qua, adesso vado su download, ecco, è stata creata la cartella presentazione 4K in cui verrà salvato eventualmente il lavoro. Altro passaggio, si va sull'elenco di produzione qui e si trascinano tutte le immagini con cui vogliamo creare la presentazione. In questo caso le immagini ce le ho tutte nella stessa cartella, le posso selezionare anche tutte insieme, clicco sulla prima immagine, tengo premuto il tasto maiuscolo Shift, clicco sull'ultima immagine, lascio il tasto maiuscolo Shift, le immagini sono tutte selezionate. Le trascino qua su elenco di produzione e verranno aggiunte tutte qua, come vedete. E a questo punto, vedete, su Shotcut ho ricevuto dei commenti in cui mi si dicono che non si vede la timeline. Non si vede mai la timeline fino a che non si trascina un elemento. Trasciniamo un primo elemento e adesso apparirà la timeline, come vedete. Poi trasciniamo il secondo elemento, trasciniamo magari un po' distante, poi vedremo perché. Poi trasciniamo il terzo elemento, trasciniamo il quarto elemento, poi trasciniamo il quinto elemento, il sesto, il settimo,
e l'ottavo. Dunque, di default, Shotcut impone una durata delle immagini di 4 secondi. Se noi ci si clicca sopra, per esempio la prima immagine, si va su proprietà qui, oppure anche su visualizza proprietà qua, stessa cosa, visualizza proprietà, se non si visualizzasse, ecco, proprietà, eccolo qua, impone un predefinito di 4 secondi, però si può impostare diversamente e si può naturalmente tramite le maniglie, questi bordi, impostare la durata che si vuole. Qui vedete, se io sposto qua, si vede quassù e si vede qui, vedete? 309, 303, 301, 228. Uno può calcolare quanto deve rimanere visibile una singola immagine. Si può magari impostarlo come predefinito, diverso da 4 secondi, che in genere è quello di default. Possiamo impostare predefinito come 3. Poi passiamo alla seconda immagine e magari, come vedete, è sempre 3.01, lasciamolo stare, è la stessa cosa. La terza immagine è 3.01, 3.01. E adesso possiamo attaccare le immagini usando la calamita, per esempio. Selezionando la calamita si fa così e si attacca l'immagine, le due immagini si attaccano. Però possiamo anche creare delle transizioni, quindi si può usare il sistema di attaccarle tutte insieme le immagini, così con la calamita, oppure togliere la calamita e creare delle transizioni fra le varie immagini. Per questo che ho mostrato di tenerle distanti. Come si fa a creare una transizione? Si trascina la seconda immagine sulla prima per una certa durata, ecco. Si può anche impostare la durata, vedete in questo caso la durata è di 1.16, 1.17, naturalmente non è che dobbiamo fare, ecco, 1.20. Si crea quella che viene chiamata una transizione, che si mette sopra l'indicatore di riproduzione. Questa transizione di default è la dissolvenza, lasciamola stare per esempio, però possiamo scegliere anche altre transizioni. Postiamo la terza immagine sulla seconda, sempre magari più o meno della stessa dimensione, da transizione, ecco fatto. Scegliamo, postiamo l'indicatore di riproduzione su questa transizione, e invece della dissolvenza scegliamo barra orizzontale, per esempio. Poi spostiamo quest'altra qui, e in questa transizione, sempre in proprietà, vedete, invece della barra orizzontale scegliamo barra verticale, poi spostiamo, creiamo una transizione anche con questa, ecco fatto, e invece di barra verticale scegliamo porta scorrevole orizzontale. Qui vedete, come vedete, le transizioni ce ne sono moltissime. Creiamo velocemente anche altre transizioni, in questo caso scegliamo porta scorrevole diagonale, qui scegliamo matrice cascata orizzontale, e in quest'ultima scegliamo scorre V alto. Naturalmente uno può fare dei test per vedere quelle che gli piacciono di più. Vediamo il risultato, la anteprima. La prima transizione è quella della dissolvenza, vedete? Poi c'è un'altra transizione, una porta laterale, porta verticale, due porte. Ognuno sceglie le transizioni che più gli aggradano.
A questo punto possiamo anche aggiungere una musica di sottofondo. Per aggiungere una musica di sottofondo si va su timeline, sul menu della timeline, aggiungi traccia audio. Dunque, io non posso usare dei sottofondi commerciali per ragioni di copyright. Si può, però, se anche voi avete questo problema, nel senso, se volete pubblicare online una presentazione dovete usare della musica che sia senza copyright. C'è una raccolta audio di YouTube che permette di scegliere, magari anche qua scegliendo il genere che vogliamo della musica, possiamo scaricare della musica, possiamo anche ascoltarla in anteprima. Quella che ci piace la possiamo scaricare tranquillamente. Possiamo andare qua, scarichiamo la musica e la possiamo trascinare nella nostra traccia audio che abbiamo creato. Eccolo qua, trasciniamo qui. Cioè, scusate, prima si va sull'elenco di riproduzione e dobbiamo trascinarla in elenco di riproduzione, chiaramente. Solo successivamente da elenco di riproduzione si può trascinare nella seconda traccia. Qui naturalmente con le maniglie possiamo, ecco, posizionarla. Ovviamente, come vedete, la musica è molto più lunga della presentazione video, non c'è problema. Spostiamo l'indicatore di riproduzione alla fine. Così è più veloce. Selezioniamo la traccia audio. Come vedete, quando si seleziona la traccia, questa prende il bordo rosso. Si va qua su dividi alla posizione dell'indicatore di riproduzione. Questa traccia audio verrà divisa in due. Ci si clicca sopra con il gesto del mouse sulla traccia audio eccedente. Si va su taglia e a questo punto ecco che abbiamo aggiunto anche il sottofondo musicale. Andiamo. Questa è una presentazione in 4K, se la musica è troppo grande, ha un volume troppo elevato, non c'è problema, ci si clicca sopra alla traccia audio, si va su filtri, icona del più, filtri audio, si va su guadagno volume, eccolo qua, e possiamo per esempio abbassare il livello di un paio di decibel, anche 3, sentiamo adesso il volume. Diminuiamo ancora qualche decibel, così è più rilassante. Non resta quindi che esportare il nostro lavoro in 4K. Si va su esporta qua. Qui si sceglie in assortimento, si sceglie magari l'alto profilo H264 High Profile. Prima di esportare è bene andare su avanzato qua per controllare e infatti come vedete la risoluzione è 3840x2160 frame rate di 30 frame rate per secondo. Andiamo in audio, qui si può chiaramente impostare anche il bitrate dell'audio, lasciamolo quello classico, mettiamo quello che c'era prima. 256, si va su esporta file, si dà il nome al file, come vedete verrà esportato in MP4 perché abbiamo scelto appunto quel tipo di codec, ne potevamo scegliere anche uno diverso, si va su salva e si attende la fine del processo di codifica che sarà mostrato in alto a destra. In percentuale. Alla fine della codifica si potrà riprodurre la nostra presentazione e pubblicarla oppure salvarla in un DVD. Chiaramente le presentazioni in 4K sono importanti nel momento in cui si ha una
si sono fatte delle foto con una fotocamera che supporta il 4K, moltissimi cellulari di fascia alta supportano il 4K, senza ovviamente contare le fotocamere professionali, e chiaramente bisogna avere anche uno schermo in cui, che abbia una risoluzione elevata, perché non ha senso poi pubblicare un video in 4K in uno schermo che invece è più piccolo. In ogni caso, questo video tutorial lo pubblicherò ugualmente in 4K, anche se su YouTube poi in genere i video vengono visti con i computer che solitamente non hanno una risoluzione dello schermo in 4K, ma ce l'hanno in HD, cioè in 1920 x 1080 pixel. E questo è tutto, alla prossima volta.